Cos'è un corso Sirio? Allora, il corso Sirio da 6 anni arricchisce l'offerta formativa del nostro istituto perché si rivolge a adulti, lavoratori, che hanno intenzione di riprendere il percorso scolastico che può essere stato interrotto per le ragioni più varie. I nostri utenti pertanto sono signore e signori che hanno volontà di arricchire le loro conoscenze e di completare, terminare un corso di studi che è stato interrotto anche parecchi anni fa. Ci sono ulteriormente dei ragazzi che, raggiunta una certa maturità, si sono resi conto di aver perso un'occasione molto importante per la loro formazione e quindi decidono di ripartire su questo treno della cultura e cercano di terminare il corso di studi interrotto precocemente. Il corso è attivo già da 6 anni, come dicevamo, e in questi anni, avendo io comunque sempre ricoperto la funzione di responsabile del corso Sirio, posso dire di aver, oltre che instaurato rapporti e conoscenze molto profonde con i nostri corsisti, posso dire che una serie di classi che sono uscite, di quinte classi che sono uscite, hanno effettivamente coronato il sogno di questi utenti che hanno potuto conseguire l'agognato diploma di ragioniere. Ci sono delle modifiche rispetto alle materie e al numero di ore rispetto ai ragazzi del mattino, del diurno? Sì, l'orario è ridotto sia per quanto riguarda la durata dell'ora di insegnamento che per quanto riguarda le materie che vengono insegnate. Ci sono meno materie, il numero di ore è di 29 ore settimanali e i corsi naturalmente si tengono esclusivamente di pomeriggio, cercando in tutti i modi di favorire la frequenza dei lavoratori, quindi c'è una certa elasticità in classe dei studenti che possono cercare di far adattare l'orario del loro lavoro con l'orario scolastico. Quali materie sono escluse? Dunque, sono escluse la geografia, il francese, l'educazione fisica, con un notevole risparmio di ore scolastiche. La religione è inserita? La religione è inserita perché per una esplicita istanza di alcuni corsisti, ed è nelle facoltà degli istituti, dicevo per un'esplicita istanza dei nostri corsisti c'è stata la richiesta dell'inserimento dell'ora di religione, pertanto noi offriamo anche quest'ora di insegnamento. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrano i corsisti e anche voi come professori? Devo dire che noi docenti non troviamo molte difficoltà perché è evidente che si deve come dire, proprio atteggiare diversamente l'insegnamento in queste classi. Si parte da questioni che possono capitare. Il vantaggio che abbiamo noi docenti è che abbiamo a che fare con dei cittadini che vivono la loro vita, la loro quotidianità, con i loro problemi di carattere economico, giuridico, in maniera molto più intensa che non i ragazzi, per cui è facile che la lezione nasca da un episodio di vita vissuto. Molto spesso noi attendiamo che le istanze vengano direttamente dai corsisti e dal loro problema astraiamo poi l'argomento teorico che può essere utile per tutti quanti i corsisti. Più uomini o più donne? Ci sono più uomini ancora, però con grande piacere devo dire che ci sono molte signore anche della mia età, quindi signore che davvero si rimettono in discussione e che hanno voglia di colmare queste loro lacune formative. Sono le più interessate e le più motivate, devo dire. L'età media presente qual è? Ma devo dire l'età media 35-40 anni. Ci sono delle fasce professionali più rappresentate di altre? Ma direi di no, direi che l'utenza è davvero molto eterogenea, come dicevo prima ci sono ragazzi in attesa della prima occupazione, c'è molta gente occupata che intende migliorare la propria cultura o la propria formazione o che tecnicamente necessita di conoscenze in materia economica e quindi
usufruirà probabilmente del diploma per la sua attività lavorativa, e ci sono, come dicevo prima, signore che hanno come obiettivo esclusivamente quello di arricchire la propria cultura. Quale ritieni siano le ricadute sul territorio? Ma la ricaduta sul territorio di questo corso è davvero importante, perché purtroppo, essendo comunque il nostro paese un paese piccolo e caratterizzato da un'offerta culturale abbastanza limitata, in alcuni casi molto pregevole, mi riferisco alle associazioni che operano sul territorio, essendo, ripeto, il nostro paese un paese abbastanza piccolo, un'offerta di questo tipo, l'esistenza di un corso sirio è davvero importante dal punto di vista proprio culturale, funziona da traino ed è anche un polo di attrazione per i paesi limitrofi. Tu insegni diritto, come cade nella realtà di ogni giorno la tua disciplina? Io direi che probabilmente sono avvantaggiata per la disciplina che insegno, perché, come dicevo prima, in famiglia o nell'ambito lavorativo il problema di carattere giuridico probabilmente viene vissuto dai miei corsisti, visto che parliamo di cittadini, non parliamo di ragazzi, per cui è molto facile che l'input per avviare qualunque lezione derivi proprio da loro. Qualcuno mi racconta del problema di carattere familiare, qualcuno mi racconta del problema di carattere ereditario, da cui è facile a ritroso raggiungere la fattispecie astratta e spiegare in teoria quello che loro vivono quotidianamente. Qual è il futuro per il dopodiploma? Allora, il futuro lo abbiamo già verificato a favore dei corsisti che hanno raggiunto il diploma. Molti di loro hanno potuto migliorare la loro posizione nell'ambito lavorativo, raggiungendo un livello che privi del diploma non potevano raggiungere. Ma devo dire che con un minimo di orgoglio ho appreso che molti diplomati al corso sirio si sono iscritti all'università, e non solo ragazzi, ci sono anche un paio di adulti che hanno intrapreso con profitto gli studi universitari. Ancor più a causa
delle dure tasse che il mio Stato aveva imposto. Fra queste ricordiamo la tassa sul vaccinato. Che cosa vi aspettate da un corso Sirio? Ci aspettiamo tanto sapere, è quello che noi vogliamo, proprio sapere, conoscere le cose, imparare, proprio come i ragazzini, diciamo. Io sto realizzando il mio sogno nel cassetto, quello che avevo per il diploma, anche se è tardi, però lo sto facendo con molto piacere. Ho frequentato dalle prime classi, ho fatto il primo, il secondo Sirio, il terzo, il quarto, e adesso mi trovo in piccola. Spero con merito, perché ho dato tutto al corso statale. Ci aspettiamo quello che non siamo riusciti per vari motivi magari ad avere una giusta istruzione negli anni precedenti, diciamo, di essere più, quando eravamo più giovani, e di arrivare a diploma. C'è l'entusiasmo nei giovani per apprendere? Ma credo di sì, perché oltre ad alcuni di noi, diciamo, di una certa età avanzata, ci sono parecchi giovani di 3-4 anni che non sono riusciti a finire i corsi normali e che hanno questa opportunità di recuperare con i corsi serali.